Dal Vangelo di Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo fra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Sorelle e fratelli carissimi, ancora tanti auguri per un santo Natale e un sereno 2022. La domenica che stiamo vivendo è la domenica della Santa Famiglia, che sconta una collocazione abbastanza infelice. Con una battuta potremmo dire che abbiamo ancora il pranzo di Natale sullo stomaco e ci prepariamo alla cena di Capodanno. Forse la nostra mente e soprattutto il nostro cuore non sono pronti per ascoltare una nuova parola, per accogliere Gesù così come si vuole oggi presentare. Ma dobbiamo fare un piccolo sforzo, dobbiamo crearci uno spazio, un angolo nella mente e nel cuore per accogliere Gesù che ci viene presentato dal Vangelo mentre a 12 anni, con Giuseppe e Maria, come era loro consuetudine, si reca nel Tempio di Gerusalemme. Però questo episodio, Gesù a 12 anni nel Tempio, è un episodio particolare rispetto agli altri. Intanto è l'unico episodio che noi conosciamo fra Gesù piccolo, fra Gesù bambino e il Gesù adulto che inizia la sua vita pubblica. Ma poi è l'anno in cui Gesù, oltre al pellegrinaggio al Tempio che ogni pio ebreo era tenuto a fare 3 volte l'anno e se abitava lontano, come nel caso di Giuseppe e di Maria, almeno una volta l'anno, 12 anni Gesù fa il cosiddetto Bar Mishva, cioè Gesù diventa grande, diventa adulto, diventa figlio del precetto, diventa figlio della legge. E quindi Gesù comincia immediatamente a comportarsi da adulto, a prendersi le libertà di un adulto. All'andare va insieme con Giuseppe e Maria, si lascia accompagnare dai suoi genitori, poi decide di fermarsi a Gerusalemme, nel Tempio, perché quella è casa sua, lì c'è il suo vero padre, lì lo richiama la sua identità, la sua vocazione e la sua missione. Per questo il brano è circoscritto all'interno di un'atmosfera di stupore. Da una parte si stupiscono i sommi sacerdoti, i dottori del Tempio che Gesù ascolta volentieri e a cui Gesù pone delle domande. Dall'altra si meravigliano i suoi genitori e dall'altra ancora è Gesù che si meraviglia della meraviglia, quasi a dire ai suoi genitori: «Ma perché vi state meravigliando? Sapete già tutto, l'angelo vi ha parlato chiaro». È come se dicesse a Maria: «Mamma, tu lo hai ascoltato l'angelo
E tu gli hai detto: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. È come se dicesse a Giuseppe: papà, ma tu hai ascoltato l'angelo nel sogno e hai fatto come lui ti aveva detto. Adesso anch'io sto facendo secondo ciò che il Padre mi dice di fare, secondo la sua volontà. Del resto, proprio come Giuseppe aveva fatto secondo le parole dell'angelo, come Maria era la serva del Signore che voleva mettere in pratica ogni parola, così Gesù, ce lo ricorda la lettera agli Ebrei, dice: ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Come sarebbe bello se anch'io e anche voi trovassimo il tempo, cercassimo il tempo per ascoltare la parola del Signore e poi per lasciarci illuminare e guidare da essa. Invece, cosa accade nella nostra vita? Che se Gesù dovesse venirci a mancare, altro che 3 giorni, a volte lasciamo passare 3 settimane, a volte 3 mesi, a volte 3 anni, a volte l'intera vita senza andarla a cercare. Mentre invece Maria e Giuseppe, quando si accorsero che Gesù non era più con loro, subito, angosciati, si misero a cercarlo. Mai dobbiamo permettere che Gesù si allontani dalla nostra vita e mai dobbiamo dare per scontata la sua presenza, la nostra fede nell'esperienza di ogni giorno. Giuseppe e Maria avevano commesso questo errore, avevano dato per scontata la presenza di Gesù nella comitiva, nella carovana, ma Gesù non c'era. Mai dare per scontata la fede, mai dare per scontata la presenza di Gesù nella nostra esistenza. Poi Maria e Giuseppe, come vi dicevo, si mettono a cercare Gesù, angosciati. Maria gli dice: figlio mio, e utilizza in greco la parola che significa ti ho partorito io, come se volesse rivendicare una proprietà sul figlio. Ma Gesù gli ricorda, le ricorda, che i figli non sono figli dei genitori, sono un dono per i genitori, che i figli, come diceva il profeta Gibran, sono le frecce che stanno nell'arco, vengono scoccate, poi seguono il loro percorso. Il destino delle frecce non è rimanere incoccate nell'arco, il destino dei figli non è rimanere attaccato ai pantaloni di papà e alla gonna di mamma. Ogni figlio ha la sua storia, ogni figlio ha la sua strada, ogni figlio ha la sua vocazione, la sua missione che deve assolutamente realizzare. E i genitori devono imparare a lasciare andare i figli, facendoli diventare adulti, facendo crescere le loro radici affinché possano avere stabilità, ma senza tarpare loro le ali, affinché possano andare lontano, possano volare alto. Questo Gesù ci insegna. E Gesù poi ci meraviglia perché, stando con i dottori nel Tempio, non fa una lectio magistralis, non fa una lezione perfetta, non fa un'omelia che tutti devono ascoltare, ma è lui che si mette in ascolto per sentir parlare di Dio ed è lui che fa domande, perché attraverso le domande migliora la conoscenza di Dio, migliora la conoscenza delle persone. E i dottori si stupivano per questo stile di Gesù e anche poi per le risposte che lui, come figlio della legge, come figlio del precetto, era capace di dare. Ma dove aveva imparato Gesù ad avere una certa libertà di movimento? Dove aveva imparato Gesù ad essere così autonomo? Dove aveva imparato Gesù l'ascolto della parola di Dio e la familiarità con il Signore, se non in famiglia? È da Giuseppe e da Maria che Gesù ha imparato ad essere figlio di Dio, a chiamare Gesù, a chiamare Dio papà. È da Giuseppe e Maria
che Gesù ha imparato le beatitudini, ad essere mite, ad essere povero, ad essere puro di cuore, ad essere misericordioso, ad essere operatore di pace, a dire sì sì, no no, senza girare troppo intorno alle cose come noi facciamo giocando con le parole. Allora questo episodio controverso, in cui sembra che apparentemente nessuno faccia una bella figura, ci sia di insegnamento in queste vacanze, perché ognuno di noi diventi adulto nella vita e nella fede, perché ognuno di noi dia tempo all'ascolto della parola di Dio e alla luce che la parola di Dio emana sulla nostra vita, sul nostro cammino. E ciascuno di noi non faccia l'errore di andare avanti a Gesù pensando di sapere meglio di Lui la strada, ma ciascuno di noi rimanga dietro a Gesù, si faccia suo discepolo e in questo modo, solo in questo modo, cresceremo in età, sapienza e grazia, nella quotidianità della nostra esistenza, nella ferialità della nostra vita, che sarà fatta di casa, di lavoro, di contatti umani, di frequentazione della parrocchia. In questo modo potremmo diventare i mistici del pannolino, i teologi del lavoro, gli spirituali del ferro da stiro e della cucina. In questo modo cammineremo sulla strada della santità, facendo anche noi, sempre, ogni giorno, ovunque, con tutti, la volontà di Dio.